Salve. Sì, siamo nuovi in città, ci siamo qui da un mesetto, abbiamo proprio aperto Natale. Mi dica, quindi lei cerca qualcosa per sé, prevalentemente, ok? Abbiamo sia cose un po' più natalizie, sia cose invernali, quindi di arredamento, barra un po' funzionali, non tipo decorazioni di albero, sì, quindi abbiamo un po', devo dire. Questo punto pensavo di mostrarle magari qualche tazza, teiera, candela. Natalizie, le chiamo così, non so come le chiama lei. Un cuscino, una coperta. Allora, questi sono appunto delle piccole realtà natalizie, molto idilliache. Qui, come vede, è ambientato di notte. E abbiamo tutti gli alberi, proprio le foglie, delle persone che pattinano, che giocano, e dei bambini che fanno bob. Guarda come è fatta bene. E questo, direi, non vorrei sbagliare, va sia con la musica e l'animazione, sia solo con l'animazione. Purtroppo questo si deve fidare, nel senso che abbiamo finito le pile. Però le faccio vedere come funzionano per il prossimo, ok? Sì, tra parentesi, adesso che ha nevicato è proprio bello anche vedere, non so, rende proprio l'idea. E noi infatti oggi non c'è tanta gente perché si fa un po' fatica a muoversi, però così ho più tempo per lei, per spiegarle un po', per mostrarle più cose. Anche a me piacciono tanto queste giornate. Allora, in questo abbiamo tre torri, scusi, quattro torri. Bellissimo. E qui abbiamo qualcosa un po' più di fantasy perché ci sono pinguini e orsi e pupazzi di neve. Come vede questo, ad esempio, al naso con la carota. Abbiamo anche un cane che traina la slitta. E qui invece abbiamo solo statuine, quindi anche l'albero è proprio statua, non è quasi reale. Adesso le faccio vedere cosa intendo con musica e solo movimento. Allora, vede, si muovono. E così si muovevano e avevano anche la musica. E anche quello di prima è fatto così. Invece il terzo che le mostrerò si muove basta, senza musica. Anche a me piace più questo del primo, forse. Più, sì, più fantasioso. Mi piacciono tanto anche queste colonnine che portano al regno. È bellissimo. Terzo che le propongo, e anche l'ultimo perché dopo li abbiamo tutti finiti, come può capire, a una settimana esatta dal Natale. Il terzo invece è anche un po' più realistico, questo glielo faccio vedere acceso.
come vede gli sciatori appunto scendono. È molto semplice questo, ma altrettanto carino. E sì, questo no, ma quelli con la musica, se lei fa un suono forte, quindi battere le mani o semplicemente stannutire, se è attivata la modalità con la musica, inizia la musica. Quindi quando lei lo accende parte la canzone, dura un minutino e dopo si spegne semplicemente. Continua l'attività e quando lei fa un suono forte, come ad esempio battere le mani, riparte la musica. Sì, è molto carino. Io direi di passare ora a una delle cose che più amo del mio negozio, che sono le tazze, le teiere. Anche lei. Sì, io amo le tisane, più che il tè, tisane. Allora, prima proposta, ho questa tazza che è una delle più belle, è un set di due e volendo, ho anche il porta dolci, il vassoietto abbinato. Questa, come vede, ha una superficie molto particolare in 3D, non è come le solite tazze. Qui davanti abbiamo l'angelo, l'albero di Natale e il paese innevato e il manico rosso. Questo devo dire la verità. Mi ispiro più cioccolata calda che tisane, no, a parte gli scherzi. E secondo me va bene per tutto l'inverno, soprattutto le tazze si usano tutto l'inverno per me, anche se hanno un tema natalizio, alla fine sono belle sempre. È un regalo che apprezzo sempre tantissimo. È fatta veramente benissimo. Ok. Passiamo ad altre tazze, queste gliele posso far vedere solo nella confezione perché ci è rimasta solo così, però si vede abbastanza bene. Queste sono un po' più classiche. Sempre in tema natalizio festivo, abbiamo questa. Qui abbiamo un fuoco, vede? Uno sfondo grigio con fuoco, un caminetto. Poi abbiamo dei regali e un gatto che cerca di prendere qualcosa che non dovrebbe prendere. Infatti c'è una pallina che cade. E questa è molto dolce, soprattutto per gli amanti magari dei gatti. Molto carina. Più semplice sicuramente, ma dolcissima. La seconda invece ha semplicemente il suo sfondo ambra, diciamo avorio, sì. E ha questa ghirlanda molto bella, con le decorazioni rosse. Questa è la più semplice, oppure dei cucciolini di cane. E questo magari può andare bene per gli amanti più dei cani, tipo
cane che abbraccio il regalo, è molto molto dolce. Io che sono amante dei cani, questa tazza la amo. Allora, poi un oggetto bellissimo di cui purtroppo non abbiamo più le tazze abbinate, ma che secondo me è bellissimo anche così, questa teiera. Questa teiera è meravigliosa, meravigliosa. Qui abbiamo il coperchio rosso con pois bianchi. Dentro è fatta normalmente. Abbiamo dei pois rossi lungo tutta la circonferenza. Qui abbiamo due dolcissimi pupazzi di neve. Un fiocco di neve e qui dietro abbiamo anche delle decorazioni. È veramente bella, secondo me. E si abbina anche bene la tazza di prima. Alla fine si ricordano molto, hanno gli stessi colori. È proprio bella questa. Allora, io direi che può contenere acqua per 4 persone. Direi di sì. Esatto. Sai, sono bellissimi i pupazzi di neve. Sono fatti veramente bene. Direi di passare ora alle candele. Ne ho di diversi tipi. Allora, le candele che le saprei proporre sono delle candele in un set da 6. Ve la faccio vedere. Sono queste qui abbinate, una rossa e una bianca con le decorazioni rosse. E sono appunto 3 e 3 vendute insieme, tutte e 6. E e queste diciamo che non sono proprio da accendere, si possono anche lasciare così e sono appunto da decorazione, questa è prettamente natalizia, sono scordata di dirlo una cosa assolutamente importantissima, su tutto ciò che le sto mostrando, su tutto ciò che è correlato al Natale c'è uno sconto del 40%. Agli anni successivi, poi io la tengo fino a fine gennaio. E queste sono qui. Poi le faccio vedere fra quelle che le propongo l'unica candela che direi può essere accesa e che non è per forza correlabile al Natale, ma all'inverno. Ed è questa candela. Questa è molto molto semplice, un semplice rosso con delle stelline bianche. E questa direi benissimo che si può accendere è molto semplice, questa viene solo 1 euro con lo sconto, quindi si figuri. Però è molto carina, secondo me comunque fa atmosfera sempre. Una candela fa sempre, 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 sempre atmosfera in ogni caso. La prossima che le mostro è una candela in un set da 4 ed è molto semplice, ma per quanto semplice a me piace tantissimo. Ed è questa qui. A forma di casetta. Ma sì, anche questa si può accendere, però diciamo che non so, a me piacciono, così le puoi riutilizzare ogni anno per decorare la casa. Certo. Esatto, 4, 4.
precedentemente erano 3 e 3 per un pacco unico da 6. L'ultima che le voglio mostrare invece è la più bella obiettivamente e quella che per me non, insomma, non è proprio da accendere, però è bellissima con una cura del dettaglio incredibile. Eccola qui. Gliel'ho fatta vedere al contrario. Allora, questa è appunto una casetta rossa con sopra il tetto innevato, tutto sbrillanticcioso, con i brillantini olografici perché hanno dei riflessi oro e verdi, e c'è il caminetto, ci sono le finestre sopra, c'è la porta principale, tutto molto raffinata, c'è molto cuore nel dettaglio. E a me questa piace tantissimo, e devo proprio dire. Allora, io con candele tazze ho finito, le voglio proporre solo altri 3 oggettini, di cui secondo me uno in particolare le piacerà tantissimo. Il primo è questo cuscino. Poi ho anche un altro cuscino. Cuscino raffigura la notte fra la vigilia e Natale, in cui Babbo Natale sta per accedere alle case attraverso il camino. C'è una bambina che lo vede, come vede c'è il sacco, e sì, ha tutti questi ricami. Ha tutti questi ricami sull'oro, bellissimi, è super elegante. Sì, sono uguali le due parti. Certo, è anche morbido, morbido, morbido. Senta pure. Il secondo cuscino che le voglio proporre qui, qui invece siamo di giorno ed è un po' meno fantasioso, un po' più vintage, un po' più retro rispetto all'ultimo. Vi faccio vedere, un po' più anche romantico. Qui c'è la coppia di bimbi sull'altalena e qui la coppia sta facendo un pupazzo di neve. Allora, fra i due è più elegante l'altro, dipende come è decorata la sua casa, nel senso che l'altro richiama molto molto di più l'oro, questo no. Quindi, insomma, voglio proporre un ultimo oggetto che sono sicura la conquisterà, non lo so, me lo sento, anche perché ho visto che i colori che le piacciono di più sono un po' il bianco, il rosso, i colori un po' più caldi, quindi le voglio proporre questo.
questa coperta. Esatto, una coperta. Molto grande, come vede, è panna con delle decorazioni rosse, dei cuori rossi da una parte, invece è rossa con dei cuori bianchi dall'altra. E questa coperta, oltre a essere morbidissima, sono quelle che cambiano colore in base a come le accarezzo. Dentro ha questo tessuto che è quello tipico del Trentino, che usano in Trentino, che tiene caldissimo, sembra veramente un manto di una pecora. Ed è caldissimo. È la coperta più calda che lei possa mai trovare in circolazione. Questo tipo di coperta, sì. Non è nessuno in casa. Cioè, questa rivoluziona completamente l'inverno. E si abbina benissimo alla tazza, alla teiera. L'ho visto che sono gli oggetti che le sono più piaciuti. Tazza è la prima che le ho mostrato, la teiera, certo, e questa coperta, ok, tutto è 40, esatto. Allora io la ringrazio, adesso lei vada pure in cassa, c'è la mia collega che le fa anche, se vuole, un pacco regalo, se vuole regalare qualcosa. Semplicemente le dica in quale vuole un pacco regalo, quale vuole singolo. E io spero di rivederla presto e avremo cestistica comunque di tutti i tipi dopo Natale, sicuramente anche tante tazze. Le auguro delle buonissime, bellissime e feste piene di affetto. Arrivederci.